Amici di Made in Congress, benvenuti. Siamo in compagnia del maestro Giuseppe Martone, direttore artistico dell'Accademia Musicale Romana, nonché direttore anche del concorso internazionale Premio Accademia. Parleremo oggi con lui di come si organizza un evento culturale, in questo caso strettamente musicale, di quali possono essere, diciamo, i punti critici dell'organizzazione di tale tipo di manifestazione, gli obiettivi, le finalità, per capire meglio e magari tirar fuori qualche consiglio utile per chi si imbatte in organizzazioni di questo tipo. Lascerei subito la parola al maestro per capire un po' di più dell'evento e poi entrare meglio nel dettaglio. Buongiorno a tutti. Il concorso internazionale Premio Accademia è nato come fosse stata una scommessa, se vogliamo, nel 2011, e con della preparazione però già dal 2010, perché è una cosa molto importante nel attivare una manifestazione così grande di respiro internazionale sicuramente è la tempistica, quindi se non si preparano con le dovute attenzione delle attività con almeno 8-10 mesi prima dell'evento, tutto potrebbe andare a finire in un flop e questo sarebbe molto brutto. È nato per dare la possibilità a giovani e giovanissimi musicisti, perché ci riferiamo a piccolini dai 5 ai 7 anni fino al premio Accademia vero e proprio, con due eliminatorie, due prove lo scorso anno, e quest'anno nel 2013 saranno tre prove destinate appunto a persone che sono anche più grandi, fino ai 33 anni. Questo per mettere in luce un aspetto che troppo spesso, soprattutto in Italia, purtroppo per noi dobbiamo dire, è messo al secondo posto delle priorità, e cioè la cultura e il talento di questi giovani musicisti che non si fermano soltanto ad appassionarsi a giochi elettronici o altro, ma passano il loro tempo ore e ore a dedicarsi allo studio di un'attività artistica come è appunto la musica. E questo punto di forza abbiamo cercato di corroborarlo con delle borse di studio espresse in premi in denaro, che ovviamente dai piccolini, che possono avere una piccola soddisfazione con 100 euro, si può arrivare fino al premio internazionale Accademia per la sezione pianistica di 4.500 euro, più svariati concerti che ancora oggi, l'ultimo presso la sala consigliare del 15° municipio, vengono effettuati a Roma e in Italia, proponendo questi giovani musicisti come i talenti del futuro, e quindi si sono messi in luce durante il concorso e vengono premiati con delle attività pubbliche, con dei concerti veri e propri. Benissimo, abbiamo già tirato fuori degli spunti, si è parlato di tempistiche, quindi per un evento di questo tipo il tempo è un fattore importante. Abbiamo capito che un evento musicale a questi livelli, parliamo di un evento internazionale, ha comunque anche una finalità sociale, se vogliamo, quindi quella di aiutare i giovani e in particolare i ragazzi con talento. Durante l'organizzazione, quali sono stati i punti critici e quali i punti di forza dell'organizzazione intera? I punti critici potrebbero essere quelli che, vivendo in un momento di crisi, possiamo sempre riferirci al discorso del reperimento fondi, oppure pensando, come qualche politico in passato ha detto la bruttissima frase «mangiatevi un panino con Dante», la poca attenzione dell'attività politica agli eventi culturali. Devo dire però che, nonostante questi siano i punti critici, allo stesso tempo avere uno staff che mi permetto di dire eccezionale sotto ogni punto di vista, partendo dalla segreteria, alle persone che si occupano del reperimento fondi, alle persone che si occupano della pubblicizzazione, alle persone del servizio d'ordine, visto che noi svolgiamo il concorso proprio qui al centro congressi SGM, si è potuto vedere e toccare con mano come operano. Grazie a questo, poi alla fine, sia da un punto di vista politico degli enti pubblici, sia da un punto di vista di svariate attività commerciali che hanno sostenuto con dei contributi destinati proprio a questa situazione delle borse di studio che dicevamo prima, c'è molta più attenzione e molta più disponibilità quando poi si vede che questo staff del quale parlavo ha dato garanzia di serietà e di precisione sia nell'organizzazione che nello svolgimento vero e proprio del concorso. Quindi la stessa Accademia Musicale Romana ha potuto garantire che questi soldi andavano effettivamente a quella finalità, che sono stati molto più alti delle spese di gestione corrente, e quindi automaticamente questo fa sì che non c'è una speculazione sopra
e svariati sponsor e svariati enti pubblici sono più attenti alle situazioni. Quindi la trasparenza ha aiutato, diciamo, ha aiutato tantissimo. Penso che sia tutto alla base del successo che ha avuto il concorso. Se pensiamo che tra la prima e la seconda edizione noi avevamo un obiettivo dei primi 5-7 anni, perché ovviamente a medio termine si può valutare come si sviluppa la cosa, tra la prima e la seconda edizione c'è stato un incremento del 67% delle iscrizioni, con iscritti provenienti da 3 continenti diversi. Per fare solo alcuni nomi, oltre a Italia e ai vari paesi europei, dagli Stati Uniti, da Cuba, dall'Argentina, dalla Mongolia, dal Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Cina, quindi è andato oltre ogni nostra aspettativa. Dobbiamo dire che di questo ovviamente siamo contenti e fieri. Quindi sicuramente lo staff, il fattore umano è stato fattore decisivo. Chiaramente dietro ad ogni buon contenuto, in questo caso il fattore umano e il contenuto, c'è anche un buon contenitore, il contenitore o il distributore in questo caso potrebbero essere proprio gli strumenti di comunicazione. Sì. Quindi indubbiamente avrete avuto sicuramente l'esigenza di strutturare una comunicazione per i vari pubblici di riferimento, e in questo credo che forse il web, visto che noi come Made in Congress siamo molto orientati allo strumento web per la promozione degli eventi, immagino che il web abbia giocato un ruolo importante. In che modo? Sicuramente ha giocato un ruolo importante, e colgo l'occasione anche per ringraziare Made in Congress, perché siete stati sempre vicini sia per la diretta in streaming delle varie fasi del concorso e della serata di gala, sia per lo spazio accordatoci, perché ovviamente una cosa del genere ha un target destinato a ragazzi che studiano musica, a scuole musicali, a conservatori, istituti musicali, college, pensando agli stranieri, però è anche vero che chiunque di noi può avere un amico, un parente, un figlio che studiando musica, anche visitando Made in Congress, si rende conto che c'è un'attività molto seria al quale far partecipare il figlio. Il web ha dato modo di raggiungere sicuramente i 3 continenti che dicevamo prima, perché nell'ambito del territorio nazionale, grazie allo staff del quale parlavamo prima, siamo ben presenti nei vari conservatori di musica, istituti musicali pareggiati, scuole medie di indirizzo musicale, quindi tutto quello che può essere le attività strettamente connesse con l'insegnamento musicale. Però è ovvio che non possiamo mandare una brochure negli Stati Uniti e avere la certezza che sia poi, come possiamo dire, pubblicizzata a dovere nell'arco di un continente così grande. E quindi il web in questo ha aiutato molto, fermo restando che, torniamo al discorso della serietà dell'organizzazione, ci ha permesso già nel 2012, e quindi speriamo anche nel 2013, la presenza in alcuni motori di ricerca specializzati, proprio negli Stati Uniti tra l'altro, con un rating molto alto rispetto a quello che loro normalmente danno come massimo. Per fare un esempio pratico, su 5 stelle il concorso già alla seconda edizione aveva 3 stelle e mezzo, e questo è un altro fattore di grande importanza. Dovuto anche, tra l'altro, mi permetto di dire così, ringrazio i membri delle commissioni del concorso, che sono state persone di una integrità esemplare, senza dar luogo per questo a nessun problema né di nepotismo né di favoritismo nei confronti di chissà chi. Quindi personalità altamente professionali a livello internazionale anche loro, e che per la loro specchiata onestà hanno dato ancora più lustro anche ai risultati del concorso stesso. Volevo ricordare e ringraziare personalmente il presidente dell'Accademia Musicale Romana, Gianluca De Simone, il presidente della commissione chitarra, il maestro Domenico Ascione, e il presidente della commissione pianoforte del Premio Accademia 2013, che sarà il maestro Bruno Canino. Certamente, quindi per fare una sintesi, abbiamo parlato di un'organizzazione basata sulla trasparenza degli obiettivi e delle modalità organizzative, di un fattore umano preponderante, di una comunicazione mirata ai vari pubblici di riferimento, una comunicazione nella quale il web ha sicuramente giocato un ruolo essenziale, un web che appunto magari ha potuto permettere all'organizzazione di raggiungere i possibili iscritti al concorso, con gli streaming online, i pubblici sparsi per il mondo, quindi il web ha aiutato ad allargare i confini della manifestazione. Concluderei col maestro Martone domandandogli appunto quali sono le novità che si prospettano per il 2013 proprio in termini di organizzazione e di comunicazione dell'evento, magari perché no utilizzando il web.
di comunicazione per l'evento, abbiamo ancora più l'appoggio della Commissione Europea Rappresentanza in Italia, che ci permetterà di raggiungere con due trasmissioni radiofoniche su web tramite il sito euradionant.eu tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Probabilmente, siamo in attesa della conferma, quindi do un'anticipazione, potrebbe esserci la presenza di un premio speciale Europa, ma ad ogni modo siamo già contenti di tutta questa attenzione mediatica che viene sia tramite i vari siti, tra questi metto anche Made in Congress, come ho detto prima, e la Commissione Europea, sia per tutto quello che sono le pagine Facebook o Twitter. Anche qui abbiamo due persone che se ne occupano e devo dire con molti bei risultati. Come novità, la novità del 2013 presenta, l'ho appena accennato prima, il fatto che sono diventate tre prove per i premi più importanti, quelli destinati a un vasto pubblico di musicisti per l'età compresa tra i 15 e i 33 anni, questo sia nella sezione di chitarra sia nella sezione di pianoforte. Questo per dar modo che, visto lo straordinario successo dell'edizione 2012, ci avviciniamo sempre di più a quelli che sono per noi musicisti i pilastri a livello mondiale dei grandi concorsi internazionali. E in ultima istanza, che per noi è un grandissimo vanto, il primo premio è stato portato a 4.500 euro, il secondo premio a 2.700 euro, il terzo premio di 1.300 euro. Rimborsando anche tutti i concorrenti che saranno meritevoli di accedere poi alla semifinale e alla finale, rimborsando vitto e alloggio documentate, così anche quello torna ad essere un discorso legato alla trasparenza. Benissimo, quindi grandi novità per la manifestazione. Anche in questo caso abbiamo visto che il web, con i social network in particolare, possono veramente aiutare all'internazionalizzazione di manifestazioni che magari qualche anno fa non avrebbero avuto, senza il media web, questo respiro così, così ampio. Amici di Made in Congress, noi vi ringraziamo sicuramente sia il Centro Congresso SGM, che è la nostra sede e che sarà la sede della terza edizione del concorso, che Made in Congress seguiranno ancora la manifestazione, lo faranno ovviamente dal loro punto di vista, quindi dando spazio a quello che è il nostro diciamo, focus principale, cioè quello della comunicazione e della divulgazione del pianeta eventi e del pianeta event management. Indubbiamente avremo ancora il piacere di avere il maestro Martone qui con noi, magari per trarre, o meglio per tirare le somme della prossima edizione del concorso, e quindi vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci.